io sto z***. Ma le diciamo senpai? No. Fai la valigia, disfai la valigia. Fai la valigia, disfai la valigia. Oh! Ehi, hey, ce l'hai fatta? Bravo! Stai imparando. Stiamo leggermente stretti negli ascensori ultimamente. Sembri uno che sta per essere fucilato sulla schiena con disonore. Quinto giorno in Romania. Fino ad ora abbiamo percorso circa 600 km, dormito in 5 alberghi e fatto 12 tappe per visitare altrettanti luoghi. Nonostante un certo senso di demolizione fisica, tutto stava filando liscio, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ragazzi, mi raccomando, scusateci, mi raccomando, sulle strade in Transilvania, se avete una macchina, guidate piano. Siamo un po' sconvolti perché non abbiamo neanche fatto tempo a fermarci un istante a dire boh, siamo saliti in macchina, dove stiamo andando a iniziare il vlog di oggi, perché a un certo punto mi sono trovato un cane che randagio, qui ce ne sono parecchi, un cane randagio che entrava sulla mia carreggiata, e dall'altra parte avevo un camion grosso, enorme, e credo di essere andato a pelo tra fare un frontale col camion e mandare al creatore il cane randagio. È andata bene, non è successo niente, il cane ha avuto l'intelligenza tardiva di rientrare, quindi la preoccupazione era di investire il cane. Ma anche noi potevamo farlo, ma il cane no. No, onestamente io amo i cani, ma neanche il frontale col camion. No, io sono sconvolto perché sono pragmatico. Credo che io sono sconvolto per entrambe le cose. Non volevo fare né una né l'altra. Ad ogni modo è andata bene, insomma. Quindi mi raccomando, fate come noi, fatevi superare da tutti, ma sulle strade qui in Transilvania guidate piano. È bello che io ho guardato lo specchietto subito, perché ti ho detto c'avevo il pallino del vestito, quando ha schivato noi, poi subito dopo ho cercato di riattraversare, ma c'era una macchina dietro di noi che andava ancora più forte, quindi proprio momenti lo reinveste anche la macchina dietro. Il cane ha tanto così sul mio lato destro, il camion ha tanto così sul mio lato sinistro, per fortuna che guido piano pianino. Una cosa abbastanza ricorrente delle strade nelle campagne romene è che troverete molto spesso a bordo strada dei baracchini dove i contadini vendono prodotti agricoli. E ci trovate in vendita un po' di tutto, ci sono le cartofi, le patate, cipolle, che adesso non mi viene in mente la parola romena, oppure anche delle vere e proprie conserve. Una cosa molto particolare sono i murazzi, che la parola letta in italiano è murati. Murati è tutto ciò che è sott'aceto, verdure, i cetriolini, quelli che in Germania si chiamano i Gurken, qui si chiamano Kastravetz Murat. I pepeni anche, che è l'uva? No, i pepeni è l'anguria. Mi ricordo molto l'infanzia, quando da piccolo andavo in vacanza con la mia famiglia in Liguria, in autostrada, ad ogni piazzola c'erano le signore che vendevano i formaggi. Per la prima volta dall'inizio del viaggio siamo entrati in un'autostrada romena. La descriverei con due parole. È tenuta veramente molto bene ed è gratuita. A tre, Transilvania. Manca 54 minuti all'arrivo. Ehi, c'è l'uscita per Reggio Emilia. Ah sì? Beh dai, è come in Italia, le macchine degli sposi che passano attraverso la città strombazzando. Ecco, questa è la parte della Romania che più mi piace. Isolata, poco turistica, autentica, diretta, incredibilmente diretta. Avevamo pensato di prenderci un langoscio, ma al mercato ci hanno detto di no. O li hanno finiti, non so, ragazzi.
ha provato ad avvicinarmi, ci ha fatto no, così. E per la modica cifra di 70-11 euro ci siamo presi due kebab mega alla faccia della piccola colazione, credo che ci basterà per tutto il giorno. L'hai chiesto con tutto e io te l'ho fatto fare con tutto. Beh, chiedetevi sarà dato, bussatevi sarà aperto. Com'è? Un chilometro di kebab questo. Continuano a sposarsi, si sposa troppa gente. A giudicare dal parcheggio, secondo me è un posto affollato. Ovviamente non siamo venuti qui a Turda solo per assaggiare il kebab, che comunque è buono, quindi se venite a Turda per il kebab potrebbe avere anche un senso, ma in realtà qui accanto alla città c'è una miniera di sale. Chiamata così miniera di sale può sembrare molto riduttivo. In realtà, aspetto a descrivervela, non l'ho mai vista. Ce l'ha consigliata un ragazzo che abbiamo incontrato al castello di Bran. Io sono andato a cercarmi due foto su Google Immagini e abbiamo immediatamente deciso di fare una deviazione e di visitarla. Hanno tutti una felpa pronta. Secondo me sotto farà abbastanza freddino. Anche noi abbiamo felpe e tutto, no? Guarda che non sei finella. Io ho solo la maglietta a maniche corte. No, non è vero, anche l'impermeabile adesso che ci penso nello zaino. Il poggio. Dopo una scalinata soltanto la temperatura si è abbassata di almeno una decina di gradi. Almeno. C'è un fantastico odore tipo cantina. Non avrai mica freddo, socio. Guarda il sale come sta riducendo queste panchine. Wow, questo mi... Impressionante. Oh mio Dio, ma che posto è? C'è... Oddio. Mamma mia. Ragazzi, ma che posto è? Ma oddio, ma che posto è? Ma ci sono i campi da ping pong, c'è la ruota panoramica dentro una miniera di sale. A parte che vabbè, la ruota panoramica la scelta. Non c'è persino un teatro dentro. È un teatro. Ci sono i campi da ping pong. Ping pong. Tu va probabilmente con un barettino che adesso. Adesso non funziona, cioè. La ruota panoramica in una miniera di sale. Cioè, ma. Ma questo è surreale. Il poltrone per massaggiarlo. Le poltrone. Questo è. Credo che finora io amo, cioè mi sono innamorato anche di Romania, però mi piace tutti i contrasti, è tutta bella, ma nonostante ho visto castelli mozzafiato di tutto e di più, e ancora dovremmo vederne, ma io credo che questo è uno dei posti che mi ha lasciato a bocca aperta, ma non di più della Romania, di tutte le mie visite che ho fatto fino da quant'è, non c'è parole, no, è da tipo il vecchietto che guida la Panda. Così, farò tutta la visita così. Per chi magari non ama fare le scale, sappiate che ci sono anche gli ascensori, non siete obbligati a fare le scale come abbiamo fatto noi. Solo che per l'ascensore c'era una coda infinita, allora abbiamo optato per la via più faticosa ma più rapida. Ragazzi, ma questo posto è surreale, è bellissimo, cioè siamo sul fondo di una miniera, ci saranno 12 gradi, sì e no, quindi... Chi è freddoloso magari si porti una felpina prima di entrare, ma siamo sul fondo della miniera, c'è un teatro, ci sono i tavoli da ping pong, le poltrone massaggianti, là c'è un baretto, è bellissimo, è diventato una sorta di parco pubblico privato surreale, cioè è stranissimo, io non sono mai, è la prima volta che entro in un posto del genere, non ho parole. L'ascensore che è l'allarme del peso. Sì, se sale uno in più scatta l'allarme. Se è salito uno e scattato l'allarme, infatti si è messo a ridere, l'ascensore subito si è messo. Che non c'è schiacciato?
No, credo che sia automatico. No. Abbiamo l'ascensore tutto per noi. Giube! La salina di Turda è un monumento nazionale della Romania. L'estrazione del sale in questa zona è cominciata in epoca romana ed è continuata fino al 1932. Durante la Seconda Guerra Mondiale questi cunicoli vennero impiegati come rifugi. Nel 1992 venne aperta al pubblico e nel 2010 messa in sicurezza e trasformata in circuito turistico. In una delle miniere c'è un lago sotterraneo su cui fare escursioni in barca pagando un sovrapprezzo. Il National Geographic dedica a questo posto solo un misero trafiletto. Se non fosse stato per quella coppia di viaggiatori incontrata pochi giorni prima, non avremmo neppure sospettato la sua esistenza. E a proposito di quei ragazzi, guardate chi ci siamo trovati accanto mentre eravamo in coda per la nostra barca. Michi, cosa? Dove stai andando? Eh? Dove vuoi andare? Ah, non lo so. Stai andando contro il ponte diretto. Guarda tutto. Questo la gira. Prego. Ragazzi, sto facendo una cosa che io ho estremamente paura, ma non è estremamente paura perché ho paura dell'acqua, perché come vedete sono sull'acqua, ma perché ho dell'attrezzatura addosso. E quindi cosa stiamo facendo con tutta questa bella attrezzatura? Un attimo che giro il telefono. Ma la paura più grossa è che siamo su una barchetta, sta guidando Michele la barchetta, e io mi sento che finisce male. Michele, no, mi sto solo cambiando in posizione, vengono dei crampi della madonna, non faccio paura. Ci stiamo facendo la gita in barca nel laghetto sotto la miniera. Il mio socio si sta cagando addosso. La porta. Che bello. Cioè, oh, guardate. Ma voi quando andate in una miniera pensate di fare un giretto? Un giretto su così da... impari, to, to. Ti lasero adesso, ma to anche te, to. Amici. Ah, c'ho accendi un elicottero, un elicottero. Dai. Non c'entri niente. Hai visto che siamo rientrati sani e salvi? Sì. Uomo di poca fede. L'unica pecca che ho trovato finora in questo posto è che potete comprare l'acqua solo alla biglietteria sull'esterno. Qua sotto nessuno vi vende una bibita, una bottiglietta d'acqua, almeno tutti i baracchini che ho trovato, che ho chiesto, nessuno c'ha l'acqua. Quindi ragazzi, prendete all'ingresso, è pieno di cartelli con scritto che è vietatissimo portarsi bevande e cibi da fuori, però vedo un sacco di gente che è piena di bottiglie che sono diverse da quelle che vendono, quindi vedete voi. Se portate con voi macchine a fare, attenzione che cascano delle gocce di acqua salatissima che vi macchieranno. Mamma, un bel po', non so se si vede bene. Oh, come bianca qua. I ragazzi che abbiamo conosciuto a Brand, secondo me mi hanno hackerato il computer mentre stavo facendo l'itinerario di viaggio. Secondo me. Perché anche stasera vanno esattamente dove andiamo noi, ossia al Castello di Corvino. Quindi adesso ci siamo scambiati i numeri, ci siamo sentiti e in serata probabilmente mangeremo insieme. Adesso rimane da vedere sopra la più antica attrezzatura e l'unica esistenza. La più antica attrezzatura in Europa per estrarre sale esistente. La stanza con il macchinario originale per l'estrazione del sale era abbastanza impressionante.
non solo perché è un apparecchio di 200 anni fa, ma perché funzionava praticamente trainato da cavalli, e la didascalia praticamente racconta che i cavalli restavano in quell'atmosfera buia, estremamente buia, venivano portati fuori ogni 2 settimane e diventavano ciechi perché non riuscivano a proteggersi alla luce del sole dopo 2 settimane passate in quasi totale oscurità, e che dopo 6 mesi di lavoro erano praticamente da sostituire perché erano, rimanevano completamente senza forza, da parecchi brevi di pensarci. Decisamente, questa è l'uscita, che però è verso quella che era l'entrata originale della miniera. Madonna. Praticamente le miniere hanno 2 ingressi, quelli originali, che sono dove ci troviamo ora, e quello nuovo, che è da dove siamo entrati. Se entrate da quello nuovo, uscite anche da quello nuovo, perché sono in tutt'altra direzione. Adesso chiediamo se ci fanno rientrare, perché la nostra macchina è da tutt'altra parte. Sapevo che avevi voglia di rifarlo. Beh, vabbè, così ci teniamo allenati, dai. Metti la felpa, togli la felpa. Sto morendo di freddo, ragazzi. Fa più freddo qui che sotto. Ma sai perché sotto? Perché sotto forse era pieno murato di gente, magari. La presenza umana. Ci stavano altre 2 scale. Siamo entrati col sole e usciamo col nuvolo. Non si metterà mica a piovere proprio adesso. No. Tardo pomeriggio, pioggia battente. Ci spostiamo verso Hunedoara, dove c'è il leggendario castello di Corvino. Anche se ormai è troppo tardi per visitarlo. Cerchiamo un albergo per la notte e ci accordiamo con i ragazzi per cenare insieme in città. Siamo arrivati. Il problema è che piove leggermente. Sì, leggermente. Ci faremo un bagno adesso a scaricare, vedi te uomo. Ragazzi, la camera per questa notte con 3 bei letti, così io dormo più distante e il buon filo non mi sente russare. Costo dell'operazione per questa notte 150 lei, compreso di prima colazione. Scusa, 2 dettagli. Tanto dica. Il telefono in mano, vieni con me. Sì. Come? No, lascia aperta la tavoletta del cesso. Se lasciate aperto, ormai il danno l'hai fatto. Allora, il primo dettaglio è che negli ultimi bagni si allagava il bagno. Qua invece è possibile. No, fio una doccia vera. Fa un allagare. Seconda cosa, ci sono gli spioni che mentre pisci ti guardano dentro, no? Al bagno, dal buco. Vieni dentro, sì. Vieni dentro, che devo chiudere la porta. Quindi cosa fai? Siamo in 2 nello stesso bagno. Ti giuro che non l'ho fatto io. Inquieta un po'. Ti giuro che non l'ho fatto io, l'ha fatto apposta. Cosa fai per non farti spiare dentro? E ha già così? Te lo giuro su mia mamma. No, ma è bellissimo. No, ma giuro che non l'hai fatto te. Te lo giuro su quello che vuoi. Boh, pappa, cena. Cotoletta di pollo. È l'equivalente della schnitzel tedesca, che, no. Che è tipo la cotoletta alla milanese. Però tipo. È di pollo. Oh, che mi stai facendo il video? Beh, ovvio, perché ci sta. Il momento didascalico è importante. Anche perché qualcuno mi spiega i piatti, perché qua da 6 giorni non ho mai capito niente. Io così. Secondo. Venivo da sola senza mi servire al traduttore. È un menù di cascavale e formaggio. E non lo so, che l'ho già mangiato. Pane, di qua scrive pane. Penso che sia impanato. Il cascaval pane è fritto impanato, abbiamo già preso. Penso di sì. Praticamente questi 3 prigionieri avevano fatto l'accordo col re di scavare questo pozzo per essere liberati. Ragazzi, il museo del Sadomaso ci sta sempre. Della tortura. Da questo momento siamo ufficialmente entrati nella Transfragash. Speriamo di vedere questo benedetto orso, perché altrimenti mi lascia più vivere.